Presidente Bergiotti, a Recanati arriva una salvezza che all'inizio della stagione era difficile anche da immaginare. Voi ci credevate, sì, è vero, però per quello che si vedeva sul campo era difficilissima. Oggi siete felicissimi di aver, secondo me, dato la prova di aver creduto fortemente in un allenatore che poteva portarvi a questo traguardo. Ma noi non abbiamo creduto solo all'allenatore, ma abbiamo creduto al gruppo. A dicembre abbiamo fatto ulteriori interventi per rinforzare la squadra. Credevamo che era una squadra forte, come l'ha dimostrato più volte, battendo la Recanatese, facendo prestazioni importanti. Quindi siamo soddisfatti del lavoro fatto, siamo soddisfatti del gruppo, del lavoro del mister, del direttore, di tutta la società. Si doveva dare una risposta a quella brutta parentesi di 2 anni fa in Serie D. Sì, c'è stato anche il Covid, ma lì il Chieti aveva fatto male. E questa, secondo me, è la risposta più grande che avete dato. Ma sicuramente la risposta più grande è la più importante, anche se lì non abbiamo avuto una retrocessione sul campo, ma purtroppo per un regolamento strano fatto in modo errato, siamo stati costretti a tornare in eccellenza senza disputare 7-8 partite, quindi anche lì non è stata una retrocessione per demeriti nostri, ma sicuramente noi abbiamo fatto anche lì il possibile. Il problema è ricordare da dove siamo partiti. Noi siamo partiti una società sul punto, il 2 luglio 2019 abbiamo rilevato una società sul punto del fallimento, ho i dati per dimostrarlo, in un territorio dove è difficilissimo fare calcio, perché non ci sono strutture, noi ci alleniamo a 30 km di distanza da Chieti, facciamo sacrifici enormi, abbiamo fatto sacrifici enormi, 3 anni di lavori, di sacrifici, in un territorio ostile, perché abbiamo ricevuto e riceviamo ancora tante critiche dagli stessi tifosi. Abbiamo vinto l'anno scorso un campionato, ci hanno detto che abbiamo vinto un campionato finto, ma sfido io a parlare con le nostre concorrenti dell'anno scorso, che sicuramente si volevano trovare nelle nostre stesse condizioni e disputare oggi la D. Quindi abbiamo vinto l'anno scorso un grande campionato e quest'anno abbiamo dato dimostrazione di essere una società forte, una società competente e preparata, a differenza di quello che pensano i nostri tifosi. Il presente si chiama campionato di quarta serie per il secondo anno consecutivo, ma il futuro qual è? Perché abbiamo visto notizie in questi giorni sui giornali locali di un imprenditore che vorrebbe avvicinarsi e si è detto anche pronto a rilevare la Chieti Calcio. Voi come rispondete? Ma per me è una brutta trovata pubblicitaria che con la complicità di qualche giornalista poco attento e che probabilmente vuole poco bene al Chieti, questa mattina ha fatto uscire delle notizie su un quotidiano locale che hanno destabilizzato il gruppo, hanno destabilizzato il mister. Questa è una cosa poco bella e poco corretta, soprattutto anche perché l'articolo conteneva già notizie su futuri cambi di staff tecnico e quant'altro. È stata una cosa bruttissima che a me non piace, anche perché vi dico che per me è solo una trovata pubblicitaria, anche perché io detenendo una partecipazione importante del Chieti non ho ricevuto nessuna chiamata da nessuno. Quindi il Chieti oggi non è in vendita, il Chieti ha un valore importante e si devono sedere con me se vogliono comprare il Chieti, perché con me io non ho ricevuto nessuna chiamata. Quindi conferma anche le altre voci che dicono Mergiotti vicino al Pineto. Mergiotti è presidente del consiglio di amministrazione del Chieti, è un socio del Chieti importante che ha lavorato 3 anni in modo instancabile, ha lavorato senza fermarsi mai, notte e giorno, ha fatto tanti 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 sacrifici e li sta continuando a fare. Perché questa è una macchina, ve lo dico, a differenza di quello che si pensa, che è difficile da guidare, perché ve l'ho detto prima, in un territorio dove lavorare e fare calcio è veramente molto difficile. Chiudo, il futuro dunque può essere tranquillo per la città di Chieti, per quei tifosi che vogliono bene al Chieti, cioè dare un campionato meno sofferente alla piazza. Ma il futuro oggi è Giulio Trevisan insieme ad Antonio Mergiotti. Se domani mattina arriva un imprenditore importante che valuta la situazione, valuta il valore reale della società e ha progetti più ambiziosi dei nostri e ha maggiori, diciamo, potenzialità per portare questa squadra il più alto possibile, noi giustamente ci siederemo e saremo pronti a fare le giuste valutazioni. Ma al momento il presente sarà anche il futuro.